lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney with good sweet nick. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video motivazionale. Però cominciamo la giornata facendo il nostro caricamento fisico, quindi cominciamo dalla colazione. Spero che abbiate passato un sereno Natale. Io ho passato il Natale con la mia famiglia in modo tranquillo, sereno, abbiamo mangiato, abbiamo riso, insomma ci siamo riposati. E adesso cominciamo con le nostre pulizie, subito dopo la colazione. Con il fatto che ci sono le vacanze e quindi ho più tempo per dedicarmi alla mia casa, adesso vado direttamente ad aspirare il materasso, i cuscini e tutto quello che si può aspirare in una stanza. Quindi vado a eliminare tutti gli acari e poi a disinfettare il materasso con lo spray ACE. È molto molto valido. Scusate i miei capelli, non mi ero nemmeno accorta che erano messi malissimo. Comunque io sono concentrata a pulire e quindi non ci ho fatto caso. Quindi spruzziamo ACE nel materasso e nei cuscini e dove lo ritenete più opportuno e facciamo arieggiare una bella mezz'oretta. Una volta che abbiamo fatto arieggiare per bene la camera dopo aver utilizzato ACE, è forte però è molto molto efficace, quindi vado a cambiare le lenzuola e comincio la mia pulizia. Ho cercato di farvi delle inquadrature diverse giusto per variare e non farvi vedere sempre le stesse cose, quindi se non vedete qualcosa che sto pulendo è ovviamente perché magari già ve l'ho fatta vedere, perché magari volevo fare qualcosa di diverso. Mentre sistemo il letto, sto pensando, cioè nel senso mentre sto editando e guardo, sto pensando che vorrei assolutamente cambiarmi il piumone. Quindi nel nuovo anno sicuramente comprerò un piumone nuovo, perché non mi piace più tanto questo, quindi voglio cambiare e prenderne uno nuovo. A questo punto vado a passare ovviamente l'aspirapolvere, ma visto che è una pulizia un po' più approfondita vado anche a passare il Swiffer con il panno, in modo tale che non dimentico e passo su tutti gli angolini.
Passiamo allo spolvero, quindi vado a spolverare ovviamente tutta la camera e da un po' di tempo sto utilizzando questo catturapolvere che in questo momento non mi ricordo come si chiama, ma mi trovo veramente bene, ha un buonissimo profumo. Il pannetto è quello lì morbido che sembra un peluche, è super super efficace, toglie tutta la polvere. Adesso sto andando ad aspirare con l'aspirapolvere tutte le fessure della finestra perché è complicato farla con il panno bagnato, quindi vado prima ad aspirare il tutto e poi a pulirla. Ovviamente ho spolverato anche tutto il resto, ma per non farvi vedere sempre le stesse cose, adesso sono passata a pulire il pavimento. A questo punto passiamo al salone. Quindi vado anche qui a spolverare e il tavolo lo pulisco con il prodotto dei vetri perché il tavolo è in vetro. Anche qui vado ad aspirare il divano e i cuscini con l'aspirapolvere. Devo dire che il salone era veramente pulito, non c'era nulla in particolare o da dire, magari dobbiamo per forza smontare quella stanza o quell'angolo. Quindi ho spolverato e vado a passare l'aspirapolvere e vado a pulire anche per terra ovviamente. Anche se non ho fatto il Natale a casa mia, vi posso assicurare che era un campo di battaglia ieri, quindi ieri diciamo che era Santo Stefano, sono rimasta a casa e mi sono concessa di togliere tutto quel disordine che abbiamo creato per Natale, per vestirci, i regali, un casino, quindi ho tolto tutto di mezzo e oggi ovviamente per pulire è molto più semplice perché non essendoci tutte quelle cose in giro, magari vestiti, scarpe, è molto più semplice andare a pulire. Per chi non mi conosce, magari ogni volta lo dico sempre, quell'angolo ce l'ho così perché i lavori del palazzo non sono finiti, quindi al momento ho tutto imballato per non andare poi a pulire tutto dentro i mobili. La prospettiva era che dovevano finire entro l'anno, ma purtroppo questa cosa non è successa e quindi aspettiamo sempre. Spero nel nuovo anno che finiscano molto presto, in modo tale che io in primavera posso finalmente dare una pulita alle pareti e sistemarmi finalmente la mia casetta. Quindi continuo con lo spolverare e poi a terminare la pulizia nel salone. Come vedete non c'ho più tutte le mensole con tutte le mie cosine che avevo sistemate come le avevo prima, perché vi ripeto ho tutto imballato, quindi ho lasciato, ci sono, di solito sono vuote, però ho messo queste due cosine di Natale giusto per non lasciare le mensole vuote. E adesso passiamo al bagno. Vabbè, il bagno è quello sempre che ci vuole sempre una pulizia più concentrata, perché ovviamente va utilizzato tutti i giorni e quindi va pulito tutti i giorni. Però magari in questi due giorni ho pulito in maniera super velocissima e adesso oggi vado a farmi una pulizia un po' più approfondita, anche se non vi faccio vedere tutti i dettagli perché l'avete visto un sacco di volte. Thank you.
Anche qui ogni volta che guardo non vedo l'ora che terminano i lavori, perché anche se da questo lato hanno tolto il ponte, finché non finiscono tutti i lavori non posso andare a sistemarmi casa, ovviamente come voglio. Come vedete qui c'è l'intonaco, non so che cos'è questo muro fatto così perché dovevano mettere la finestra e quindi hanno rotto il tutto e dovrò andare a sistemare anche quello. Comunque, spero presto. Adesso vado a spolverare il mio angolino di make up, è sempre un casino pulirlo perché in bagno si impolverano praticamente tutti i giorni, ma purtroppo al momento non so dove metterli, ma una volta che mi sistemo il tutto voglio crearmi un piccolo angolino tutto mio, spero al più presto. Vado ad utilizzare il Via Calle che mi sto trovando benissimo, è vero costicchia un po' di più, però era un sacco che non lo utilizzavo con frequenza e devo dire che è molto molto efficace e mi trovo benissimo. Non ricordavo la sua efficacia perché raramente l'ho comprato, ma sinceramente in casa ci vuole per forza, soprattutto magari chi non ha le cose, magari soprattutto la rubinetteria nuova, quindi con questo prodotto la vai a mantenere comunque pulita senza far aumentare il calcare e rovinare. Come vedete non sto utilizzando il black mop perché quando vado a fare la pulizia approfondita non mi piace, nel senso, ma l'ho comprato che già lo sapevo, l'ho preso giusto per fare lo straccio veloce in bagno e in cucina perché sono i due punti dove quasi, cioè si può dire che tutti i giorni vai a passare lo straccio, quindi una cosa veloce comunque in casa fa sempre comodo. E in questo caso vado ad utilizzare il secchio, il mocio normale, poi in cucina andrò ad utilizzare quello perché la cucina è un po' più libera, quindi mi viene più semplice ad utilizzarlo. Adesso passo alla cameretta, come vedete ho appuntato i capelli, faceva un po' più caldino e da una brutta giornata si è ripresa leggermente, quindi vado a passare l'aspirapolvere e a terminare anche questa stanza. Qui ho cominciato dopo pranzo, ma mi è passato tutto il giorno a pulire. Però vi posso dire che se vi concentrate e vi impegnate, riuscite a pulire tutta casa in un solo giorno. Basta utilizzare un solo trucchetto. Il giorno prima, il pomeriggio o anche la sera, lasciate tutta casa libera di ogni oggetto, cose che non servono, vestiti. Una volta che la casa è libera da tutto, il giorno dopo pulire è molto molto semplice perché togliere tutto quello che abbiamo di mezzo se ne va un sacco di tempo. Invece in questa maniera, utilizzando il giorno prima per togliere il tutto e utilizzando il giorno dopo per pulire, riuscirete a pulire in modo approfondito tutta casa. Dopo aver pulito per terra anche in cameretta, anche se non ve l'ho fatto vedere, passo alla cucina.
Anche se ho tolto tutto, ieri sera non stavo benissimo e quindi i piatti li ho lasciati. Lo faccio raramente, ma sono un essere umano, quindi essendo che non stavo benissimo, sono riuscita solo a togliere tutto di mezzo e lasciarmi tutto quanto pronto per pulire i piatti. Ho detto vabbè, li faccio domani. Ci ho aggiunto anche quelli del pranzo e adesso sto pulendo tutti i piatti. Prima di cominciare a pulire la cucina, mi vado a pulire tutti i piatti. Ogni tanto si può fare, non succede nulla e non crolla il mondo, state tranquille. Una volta terminato i piatti e pulito tutta la base, mi concentro su questo punto, proprio qui dove si va a cucinare e si crea il vapore. Questo lavoro lo faccio un giorno sì e un giorno no, visto che lo faccio spesso comunque non si accumula nulla. Vado a spruzzare la mia miscela che utilizzo sempre, sapone Alba, ammorbidente e acqua, e vado a pulire in maniera velocissima. Se lo devi fare ovviamente in maniera approfondita, ti consiglio di utilizzare lo sgrassatore, che va più mirato per andare a pulire magari del grassetto o della sporcizia varia. Ma anche questo è un trucchetto semplice, perché se vai a pulire questa zona un giorno sì e un giorno no, non si accumula mai la sporcizia. L'unica cosa che non vi ho fatto vedere è il corridoio, perché non ha registrato, però vi assicuro che l'ho pulito. Quindi detto questo, spero vi sia piaciuto questo video, spero vi abbia tenuto compagnia mia, ma soprattutto che vi abbia motivato. Io vi mando un grande bacio, ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale. Un bacio, ciao!